Benvenuti, State of Decay. Allora, continuiamo la nostra partitina. Che cos'è? Survival horror, proprio nel vero senso della parola. Abbiamo un mappa enorme, free roaming. Aspettiamo che carichi. Eccola qua. Allora, qua siamo già una parte avanzata nel gioco, nel senso non tanto avanti nel gioco, però abbiamo già fatto la nostra prima base, che è questa chiesa qua che scopriremo poi dopo le prime 3-4 missioni del gioco, di cui come vedete poi ci sono varie strutture che come questo laboratorio o dormitorio ho costruito io, perché sì, si possono potenziare anche le proprie basi in modo da renderle più utili, tipo qua ho fatto un laboratorio che serve a riparare gli oggetti e le auto. Adesso qua non c'ho manco più un'auto perché l'ho portata tutta in giro. Ah, quello lì ce n'è una. Ok. Bene. Parliamo. Noi siamo sto tizio qua. O meglio, personaggi principali al momento, poi non so se ce ne saranno altri, sono due. Questo è una tipa che abbiamo incontrato dopo. Perché due? Perché li possiamo scambiare. Visto che poi il nostro personaggio, come vedete, questi qua sono i personaggi al momento che abbiamo incontrato. O che ho incontrato con la fattoria, o che ho salvato io e portato qua dentro la base, che poi aiuteranno a tenerla a posto. Su questo è stato il mio primo compagno, come è stato morso da uno zombie, ferito. O questo fa parte della trama. E ho incontrato invece anche sta tipa qua. Dicevo, perché più personaggi principali? Perché, essendo un survival horror, anche qua avremo bisogno di mangiare, dormire, riposarci, e questi discorsi qua. Quindi quando il nostro personaggio sarà stanco, sarà più debole, si staccherà prima. E quindi potremo passare il testimone all'altro personaggio. Anche lì la torretta l'ho potenziata io. Prima era solamente una cosa di avvistamento, ora è diventata la torretta dove colpire. Bene, missioni. Missioni, diciamo un po' GTA style, nel senso che ci saranno dei tipi, ci saranno delle missioni da fare in giro per la mappa. Mappa che è questa. Al momento è poco esplorata. Ci saranno poi dei punti di esplorazione, un po' tipo. Tipo Assassin's Creed. Quindi, tipo. Questa cosa con. I don't know. Binocolo. There hasn't been anything on the radio. Weird. Okay, I'll check it out. If they've got a helicopter, Ovviamente per maybe they potenziare can le get basi the c'è hell out of bisogno here. di. Might want to send somebody with military experience. Dai, discorsi. Know, maybe they'd respond better. C'è bisogno di. I'm headed out. Materiali che troviamo in giro per le città. Città che ovviamente non sono simpatiche, c'è pieno di zombie. Ah, cazzo, ovviamente con la macchina faccio un rumore, gli zombie ci sentono, i zombie sono attirati dal rumore. Quindi anche lì come camminiamo, come ci muoviamo. Ma come, se avete visto The Walking Dead, ci sono anche le orde di zombie che fanno parecchie male. Cazzo. Ah, ovviamente anche le pistole. Qua adesso ci ho messo un silenziatore che dopo un po' si rompono anche, però adesso non lo voglio sprecare. Le armi si consumano, tranne le pistole, vabbè, però le armi da corpo a corpo si rovinano. Hanno tutte loro un grado di resistenza. Si possono poi riparare al laboratorio, come le auto. In più ci sono, oltre a. Ad essere un action al GTA, ci sono anche alcuni elementi GDR che sono. Adesso riusciamo a non farci più. Porca puttana, è pieno qua. Mettiamoci un po' via le balle, va. Che se no. Ci sono alcuni elementi GDR che ci permettono di potenziare il nostro personaggio. Allora, io dovevo andare. Ah, c'è una cosa lì. Ah, le macchine ovviamente. Adesso qua vediamo questo tizio cosa vuole fare. Che cazzo? Listen, man. We need some help here. A bunch of us are crammed into the church and we. Hey, let me stop you right there. This is not a rescue mission. Best thing you can do is go home, lock the doors, and shoot anyone paler than your average geek. The fuck?
How can you just ignore this? Move along, please. Ovviamente le macchine hanno differenti caratteristiche di resistenza, di velocità, di anche possibilità di carico, perché ovviamente le risorse che noi troviamo occupano un questo slot qua in alto, come detto, sul nostro inventario. Ci sono le cosette piccole che possiamo portare noi, ovviamente anche lì dipende dallo zaino che usiamo, che troviamo. E anche lì le nostre caratteristiche, vedete qua c'è cardio, praticamente quanto riusciamo a correre. E vabbè, qua sono tutte caratteristiche, appunto, potenza, la forza per portare più roba, leadership per poter comandare più gente da accompagnarti, perché ovviamente possiamo farci anche una compagnia di gente. Dicevo, queste invece sono lo slot grosso per le risorse, possiamo portarne noi con lo zaino una sola, altrimenti poi le possiamo buttare nel cofano della macchina e a seconda della macchina ne possiamo mettere 2, 4, cioè dipende ovviamente dalla macchina. Risorse importantissime per poter potenziare e per non far cadere l'umore delle persone nella base, perché ovviamente c'è anche la questione umore. Vabbè, diciamo che ci sono vari fattori che rendono molto molto interessante questo gioco. Ah, che palle. Graficamente parlando, il gioco, essendo un porting da console, non è così malvagio come potrebbe sembrare. Ovviamente c'è di meglio, ma per essere un free roaming va più che bene. Ok, quella lì è un'orda, come nella mappa è evidenziata da quel simbolo a cono. Dobbiamo cercare ovviamente di non farci beccare, perché quando sono tanti è un bel casino. Porca puttana. Allora, io qua dovevo andare. Che cazzo. Allora, so che dovevo andare. Attention civilian. Remain in your homes with the doors locked and the windows secure. If you do not comply with these instructions, the army will not take responsibility for you being chewed on by death. Thank you. Okay. And by America. E dai, cazzo. Ah, ovviamente c'è anche il ciclo giorno-notte, cosa molto carina, perché di notte è molto difficile vedere gli zombie. Ed rende la cosa molto più interessante, molto più stealth da fare in giro, perché dobbiamo fare tutto silenziosamente, con calma. Allora, vediamo un po' la missione. Allora, c'era da andare. Ah, questo l'abbiamo già fatto, di andare a vedere la clinica veterinaria, quindi direi. Andiamo da sì qua, dalle superstiti, andiamo a vedere cosa ti può fare. A meno che non siamo quel cazzo di esercito. Ah. Ok. Andiamo a salvare un po' sta gente qua. Perché ovviamente poi con la radio possiamo chiamare la gente. Dove sono i tipi? How's it going? How's it going? Ah, non si può portare via? Vieni. Vieni te. All squared away. Devi stare bene qua? State bene qua. Facce di merda. How's it going? Vabbè, gli possiamo dare. Niente, perché c'ho poca roba. Qua gli do uno di questi. Qua. Il cerchietto azzurro che si vede sulla mappa intorno al personaggio è l'area di rumore che facciamo. Più un oggetto rumoroso e più si ingrandisce. Anche lì, se si fa piano piano è piccolo piccolo, poi accelerando aumenta e facendo clacson un po' grosso. Andiamo a vedere cosa c'è là dentro. Ah, molti luoghi, non tutti. Ah, possiamo fare. Ok, possiamo fare un avamposto. Bene. Molti luoghi hanno un sacco di roba da cercare, come appunto le risorse, oggetti, munizioni, pillole. Cazzo, sento degli zombie in avvicinamento. Risorse. Sit tight. I'm bringing this stuff home.
Vabbè, qua abbiamo svuotato tutto. Aumentato anche il cardio. Allora, di casa da perlustrare. Allora, qua ci si può fare la base. Però mi servono dei materiali. Vabbè, andiamo a portare un po' sta roba qua a casa, va. Ah, oh, ovviamente il modello di guida, no, non ci aspettiamo un simulatore. Allora, per esempio, questo qua prima erano due brande, quello potenziato a farci i letti, ci ho fatto un dormitorio per altre persone. Boom. Ah, qua poi c'è... Oh, possiamo potenziare, direi, il garage. Via. Ok. By sitting in an empty room with a Bible, hoping somebody will show up, that's pretty sad. Really? And how many days did you spend sitting in an empty shelter with a pot of soup, okay, just in case a hungry person showed up? Yeah, well, that was different. How so? Most of those days I was hungover. Allora, tu potenziamo. Ah, questo si può potenziare, però... Ah, serve una biblioteca, abbastanza... Ok... Medicinali, munizioni, materiali, carburante, facciamo questo... Ampliamo l'area sicura... Ovviamente questo consumerà... la cosiddetta influenza, quel parametro lì che noi aumentiamo portando alla base dei materiali. Anche il cecchinaggio serve per aumentare il cerchietto intorno alla casa, per liberare la zona praticamente. Dunque, andiamo qua. Andiamo da sti scemi. Ah, però conviene. Vabbè. Niente, via. Leadership 3. Didn't think we'd make it that time. Okay. This isn't good. Nah. Let's make this happen. Start nailing some boards over those windows. Okay. Let's get started. Vado tutte ora. Quanti cazzo sono? Cazzo! Ready
Ah cazzo, ovviamente anche combattere ci affaticherà. Porca puttana. Cosa enorme. E sto coso enorme. Da dove cazzo viene? Oh porca puttana. Heads up. Fuck. How many are there? Io c'ho paura di questo coso enorme. Keep your eye on our right. We got zombies incoming. Dov'è il tipo grosso? Paura. Better keep moving. We got zombies behind. Riesco di qua. Ma qua fatta. Ah!
Allora, qua ho fatto, si può parlare con qua. Allora. Allora, io me ne torno a casa, ciao, fate quello che volete. Qua più figa e mi prendo questa, ciao. How's it going back home? New report from our scouts. There's a horde. Our defense is okay? Relax, we got this one. Questo qua da. Cazzo. Ah, torniamo in base. Questo qui è il cimitero. Aia. Andiamo dentro. Troppe orde. Ok. Quindi ora dobbiamo distruggere. La prossima missione è distruggere un po' di orde. Va bene, comunque più o meno il gioco l'avete visto. Il gioco è questo. Un gioco che mi sta piacendo. Sto passando tante ore, parecchie ore. Mi sto prendendo tantissimo. Quindi direi assolutamente di prenderlo. Se vi piace l'atmosfera del Walking Dead, questo direi proprio che è il gioco che fa per voi.